Nel giorno in cui la Camera approva all'unanimità la Convenzione di Istanbul in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, Napoli ospita la scrittrice libanese Youmana Haddad per una tavola rotonda al Teatro Instabile nel centro storico della città. Le sue esperienze di donna e giornalista e le battaglie contro la censura e i tabù della cultura islamica, che da anni porta avanti anche attraverso una rivista da lei fondata nel 2008, sono state oggetto di dibattito con donne delle istituzioni e ricercatrici di temi culturali e femministi. Esprimo in questo nuovo libro una certa frustrazione nei riguardi di alcune femministe occidentali che hanno trattato il tema del burqa come una scelta, insomma, come se una donna possa veramente avere la libertà di scegliere questa cosa. Invece è uno strumento di oppressione, e basta vedere come queste donne mangiano, basta immaginare come respirano, anche se tante tra quelle donne vi diranno: è la mia scelta. Un incontro per discutere sulla condizione della donna nella società araba contemporanea, a cui hanno preso parte il sindaco Luigi De Magistris con l'assessore alle pari opportunità Giuseppina Tommaselli e le consigliere di comune e regione Simonetta Marino e Angela Cortese. Noi vogliamo sottolineare come Napoli è un grande cuore e che nei momenti di difficoltà sa stare soprattutto dalle persone che hanno maggiori difficoltà. Con una delibera abbiamo deciso di costituirci parte civile in ogni procedimento in cui c'è qualunque tipo di violenza nei confronti delle donne, però ci piace soprattutto affermare la Costituzione repubblicana. Noi dobbiamo lottare ogni giorno perché ci sia uguaglianza, che non significa essere uguali, perché per me la diversità è una ricchezza. Non mi piace pensare che siamo tutti uguali, però mi piace pensare che abbiamo gli stessi diritti. Apprezzamento durante il dibattito è stato espresso per l'approvazione della Convenzione di Istanbul, che da oggi è legge in Italia e riconosce la violenza sulle donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.